Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti su Far Cry 5. Finalmente una grandissima anteprima qui sul mio canale e poi in futuro arriveranno anche altri video in compagnia di altri youtuber su questo gioco. Vi mostrerò un po' il gioco in generale senza farvi spoiler, quindi potete stare tranquilli. Vi faccio vedere subito quali sono le armi che ho a mia disposizione, sono davvero un botto e il tizio davanti a me è un mio amico, un tizio che ho salvato e che ora sta combattendo in mia compagnia. Su Far Cry 5 ragazzi, anzi, voglio fare tanti video, dipenderà tutto da voi. Voglio farne qualcuno in compagnia di tuberanza in co-op. Ci sarà davvero da divertirsi, quindi pollice in su adesso. Io mi metto subito un medikit, i nemici sono davvero cattivissimi. Vi faccio vedere la mappa di gioco che è molto molto figa. Da come notate è vastissima. Dovremo salvare tutte queste regioni che sono purtroppo controllate da Joseph Seed, che ha creato quella setta davvero folle che vuole distruggere totalmente probabilmente gli interi Stati Uniti. In ogni caso vuole controllarli, ma noi glielo impediremo. Oh cavolo, questo non l'avevo visto, non l'avevo calcolato. Ah, purtroppo devo fargli del male. Mi dispiace un botto ragazzi, però un lupo di questo calibro contro è un nemico tosto. Siamo riusciti ad abbattere lui e se non sbaglio ha qualcosa di fortissimo in mano. Oh, mi devo curare. Metto il kit. Però ragazzi, guardate adesso che mi metto a combinare. Si va. Oh, li ho fatti esplodere, bene così. Questi li ho eliminati tutti. VIP della setta ucciso, quindi ho fatto già un bel po' di danni in più. E credo ci sia un altro VIP, per non parlare poi di quel cecchino laggiù. Purtroppo è distante, ma ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ora cerchiamo di introdurci proprio all'interno, anche se la zona è un po' difficile da gestire. Facciamo così, lancia. Perfetto, ed è nostro. Bam! L'abbiamo eliminato, un altro VIP distrutto. Vai qui, scassa. È bloccato, rompi il lucchetto. Boom! E si va. Molto movimentata, ragazzi, sta situazione. Davvero movimentata. Questo? Elicottero? Oh, cavolo, ragazzi! Oh, mamma! Ho finito le munizioni per quell'arma. Sono messo male. Sono messo davvero malissimo. Oh, cavolo, lui è mio. Eliminato, mi devo spostare da qui. Mi servono munizioni, ragazzi. Un altro da distruggere. Molto bene. E dovrei mettermi magari in una zona rialzata e trovare, non so, una minigun, una mitraglietta, qualcosa che possa aiutarmi a buttare giù un coso di quel calibro. Ho distrutto il pilota. Sì, ragazzi, guardate. Oh, mi sa che ora esplode. Devo stargli lontano perché mi sa che esplode sul serio. Mi trovo benissimo, ragazzi, con quest'arma, anche se con una cadenza di fuoco così alta è difficile da gestire. Ma abbiamo liberato questo accampamento. Come vedete quindi qui non ci sono i minimi spoiler. Abbiamo fatto un inizio davvero col botto. E ora tutta la ribellione che si sta appunto opponendo alla setta di Joseph Seed controllerà questa zona. Tramite questa missione abbiamo sbloccato qualche completo per il nostro personaggio. Non so se tra questi è già disponibile qualcuno tipo acquistabile, come vedete ce ne sono davvero un botto, e questo ragazzi ce l'ho, quindi me lo vado assolutamente a mettere e il nostro personaggio diventa bello tamarro. Ci sono un botto di copricapi, poi vabbè accessori per le mani come guanti e tutte cose di questo tipo. Io per ora mi tengo questi qui belli lerci. E poi come copricapo, raga, abbiamo di tutto. Cioè, vi rendete conto che personalizzazione c'è qui? Cioè, ognuno può fare il personaggio come vuole. Poi ho sta maschera, mamma mia, cattivissima. Che ne pensate, raga? Secondo me finalmente una bella personalizzazione ci voleva in un gioco come Far Cry. Va bene, quindi a questo punto vediamo che altre missioni possiamo fare. Questo che cos'è, ragazzi? Il negozio? Potremmo provare ad acquistare roba. Vabbè, munizioni, armi, possiamo vendere oggetti. Vediamo quali armi sono a disposizione. Mamma mia, guardate che roba figa! Ragazzi, ma queste sono cose personalizzate. Non so se posso comprare qualcosa. Al momento non credo. La quantità di cash richiesta è troppo elevata. Però comunque posso comprare altre armi. Considerate che le armi vanno poi sbloccate nel corso del tempo, come anche giusto che sia. Qui ragazzi c'è possibilità poi di sbloccare anche le abilità del nostro personaggio. Da come notate c'è il survivalista, poi il rinnegato, l'assassino con il rampino. Ragazzi, questo suppongo sia davvero fondamentale. Per fortuna ce l'abbiamo di già, però da sbloccare abbiamo l'uomo pesce che ci permette di nuotare più rapidamente, quindi boom, lo andiamo ad ottenere e mano a mano procedendo con la storia otterremo sempre più tratti, così vengono chiamati qui. Qui ragazzi sembra che ci siano un po' di nemici, e infatti la mia auto si è completamente distrutta, ci hanno praticamente assaltati, quindi sì,
Bisogna fare un po' di piazza pulita, eh. Non mi aspettavo un vero assalto così cattivo. Purtroppo credo di essere da solo, perché il tizio che era con me alla fine mi sa che se n'è andato via o non l'ho portato io appresso. Guardate questo come scappa. Dove pensa di andare, ragazzi? E cambiamo un po' anche arma. Dovrei avere a disposizione, eccolo, un bel fucilozzo. Boom! Stava curando l'amico, ragazzi, ve lo faccio notare. Però noi finalmente possiamo ritornare in carreggiata qui. Quindi ritorniamo in macchina. Ah no, l'amico è con me. Pensavo se ne fosse andato, eh. Qui, ragazzi, sono appena arrivato in una zona piuttosto interessante. Forse ci sono dei nemici qua, ragazzi, eh. Devo liberare questa segheria. Oh cavolo, ma hanno già visto. Ragazzi, con un fucile di questo calibro probabilmente attirò troppo l'attenzione. Guardate chi c'è qui. Boom! Preso una volta e preso anche la seconda volta. No, la seconda mi sa di no. Boom! Messo a terra. Oh ragazzi, ho finalmente le munizioni per quest'arma. Quindi mi metto qui, bello piccino picciò, con la massima calma. E poi vado di cattiveria. Dove stanno tutti? Lo vedo, è mio. Eliminato, ottimo. Un altro dovrebbe essere qui dietro. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Sembra essere nascosto. Oh, sei mio, zio. Boom! Mi dispiace alle spalle, sembra essere una roba da vigliacchi, però c'è ben poco da fare qui. No, ragazzi, sono arrivati rinforzi. La situazione è degenerata un po', lo ammetto. Allora, questo è mio. Perfetto. Cerco di beccare anche gli altri, o magari di far esplodere la roba lì. Ah, è difficile, non esplode. Provo ad eliminare questi qua. Mio, bene. E poi eccoli qua questi. E finalmente, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Segheria Baron liberata. E anche questa zona finalmente, ragazzi, è stata liberata. Sono davvero molto contento. Abbiamo fatto un gameplay molto veloce. Difficile all'inizio, come anche giusto che sia. E abbiamo liberato lei. E proviamo a seguire lei. Vai, vai, lei si sta allontanando di parecchio, eh. Eccola lì. Forse stiamo andando in un altro avamposto. Allora, la zona è questa. Oh, vedo un botto di gente qua. Stanno per giustiziarli? Eh no, non va bene. Allora, provo a colpirli un po', eh. Magari provo ad eliminare prima quello, sperando di riuscire a beccarlo. Eh no, purtroppo non l'ho preso. Ora sì, ora sì. Stiamo attirando un po' troppo l'attenzione e la cosa non mi piace. Dobbiamo stare sempre abbastanza coperti. No, l'ho mancato. Ragazzi, scappa di continuo, eh. Non so se notate, ma scappa, scappa. Boom, preso. E ora? Oh, resta un po' di gente qui. Lo vedo. Purtroppo ho un'arma che non colpisce bene da questa distanza. Ora dovrei esserci. Ce l'abbiamo fatta, forse? Salviamo lei. Ci sta, ostaggio liberato. Questa, ragazzuoli, è l'ultima fase della missione, eh. Stiamo davvero molto attenti, abbiamo solo altre frecce, sì, in totale 13. Io devo raggiungere quest'ultimo punto sopraelevato e poi credo che dovremo affrontare questo cuoco. Spero di fargli veramente, ma veramente male. Eccoci qua, io ho raggiunto la zona e mamma mia, oh, stanno dando fuoco a qualcuno. Ah, ragazzi, aspetto che arriva anche Jess. Dov'è, dov'è? La zona è questa, no? Ci siamo. Lui è eliminato. Oh cavolo, ragazzi, abbiamo attirato un po' l'attenzione, eh. Oh cavolo, eccolo là. Eh no, ragazzi, quello è cattivo, eh. Io ve lo dico, ragazzi, che quello è cattivo. Ormai mi sono fatto vedere, ci sta, eccolo là. È lui. Ragazzi, questo è il cuoco. Ma che è, un lanciafiamme? Ragazzi, devo farlo esplodere con il suo stesso lanciafiamme. Ci devo provare. Allora, non ho più munizioni. Dovrei avere qualcosina, però ecco, ancora con l'arco. L'ho mancato. Il problema è che si copre, ma l'abbiamo fatto esplodere. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Missione completata, suppongo, no, ragazzi? E infatti, un piatto da servire freddo completata. Ragazzi, è stata una missione abbastanza lunga, mi è piaciuta davvero un botto, abbiamo ottenuto un nuovo livello. Quindi a quanto pare, sì ragazzi,
Abbiamo fatto davvero una bella missione. In ogni caso, spero che questo video in anteprima per voi vi sia piaciuto. Non appena avrò il gioco completo, farò tanti altri video in compagnia di Tuberanza con delle missioni co-op. Quindi ragazzi, ne uscirà fuori qualcosa di davvero molto divertente e soprattutto ignorante. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ora al mio canale YouTube. Cliccate qui a schermo per guardare anche altri video. Quindi alla prossima, ciao!